Ciao a tutti, nuovo video. Registro subito un altro video perché stavo mettendo via le luci, ma prima mi è scappato l'occhio su Instagram, come sempre, e ho trovato in direct la solita domanda che mi viene fatta in questo periodo. E quindi ho deciso di fare un video a riguardo in modo da spiegarvi un po' il mio pensiero, spiegarvi la mia opinione e tutto quanto. Vi rimando sempre alla playlist dei capelli che vi lascio qui nelle schede perché lì trovate tutte le informazioni sulla mia hair care, su il mio pensiero per quanto riguarda i capelli, come è cambiato nel tempo, insomma, trovate tutto. Non ho segreti che vadano oltre a quello che vi ho detto in video. I prodotti che uso sono quelli che vedete e quello che penso è quello che vi dico. Quindi questa è la premessa. Però, insomma, partiamo e vi parlo dell'argomento su cui mi chiedete veramente tantissime cose. Protective style, soluzioni per affrontare l'inverno, le temperature fredde con i capelli afro. Allora, di cosa si tratta? Protective style sono delle soluzioni, di solito treccine, parrucche, acconciature che proteggono i capelli durante i mesi più freddi. Se mi seguite da un po', avrete visto che io non ho mai portato treccine, non ho mai portato parrucche, quindi è ben chiara un po' la mia posizione. Però capisco anche che parte chi è arrivato magari da poco, e tra parentesi ringrazio anche i nuovi iscritti, quindi benvenuti, ma anche insomma magari chi guarda i video da tempo può pensare che magari io faccia qualcosa fuori, diciamo, dal video. E invece no, io non faccio assolutamente niente durante l'inverno per proteggere i miei capelli. È vero che i capelli afro possono essere dei capelli un po' più delicati rispetto ad altre tipologie, ma io penso che ogni tipo di capello abbia le sue fragilità. Quindi non vivo il capello afro come un capello delicatissimo da tutelare o tutte queste cose qui. Probabilmente sono fortunata perché ho un tipo di riccio, un tipo di capello afro che non richiede particolari cure, ma dall'altra parte probabilmente sono anche io che non gliene do abbastanza, perché tante volte noto o vedo insomma anche su Instagram delle routine pazzesche per quanto riguarda i capelli afro e i risultati poi a me sinceramente non piacciono. Quindi la trovo anche una tra virgolette perdita di tempo, perché se io devo stare a fare un sacco di passaggi, un sacco di step per dei capelli che poi alla fine non mi piacciono, quando invece con una routine classica molto semplice ho un buon risultato, cioè non vedo perché optare per la prima opzione. Quindi il mio pensiero è quello. I miei capelli non sono assolutamente perfetti, in questo periodo poi ho le punte abbastanza secche, molto crespe, e la cosa è data da due fattori. Uno, negli ultimi mesi vi ho detto che avevo inserito dei prodotti, diciamo, idratanti da utilizzare tra un lavaggio e l'altro, ma negli ultimi mesi non l'ho più fatto, quindi questo sicuramente un po' ha contribuito. E poi io ormai non taglio i capelli come si deve da tantissimo, tantissimo tempo, quindi le punte accusano, anche perché io spesso quando sono in casa sono sovrappensiero, se ho dei nodini o delle cose, tiro e strappo, non va bene, non si fa. Le guru dei capelli afro inorridiranno e grideranno allo scandalo, ma io lo faccio ogni tanto e anzi spesso, e purtroppo è così. Nonostante questo, i miei capelli mi piacciono tantissimo, non ho chissà che problema e non ho la necessità di ricorrere a chissà quali cose. Certamente noto che io ho lavato i capelli ieri, ma noto che così, cioè morbidi e sì, morbidi direi, idratati in questo modo rimangono per 2 giorni. Al terzo già la situazione cambia. Quarto e quinto poi sono proprio secchi. Quindi o vado a metterci un prodotto che li idrati un po' o effettivamente accusano, e questo lo so. Se di solito lavo i capelli 2 volte a settimana, per contribuire, diciamo, un'idratazione maggiore, magari faccio tra i 2 lavaggi un co-wash che me li va a idratare bene senza stressarmeli e mi aiuta a non avere il problema delle punte secche o dei capelli secchi. Ma se per una settimana non ho voglia di fare il co-wash, li lavo 2 volte a settimana e pace amore, la faccio molto spiccia, c'è poco da fare.
Quindi io non sono qui a dirvi non fate protective style, non state a prestare attenzioni particolari ai vostri capelli durante l'inverno. No, assolutamente, se vi trovate bene, se la trovate una cosa adatta a voi, fatelo. Ma non state a impazzire cioè sentendovi in obbligo di dover fare qualcosa per portare rispetto o per valorizzare i vostri capelli. Seguite la vostra linea. Se i capelli rispondono bene, se i capelli sono come li volete voi, anche se non fate il protective style, continuate così. Perché non è che perché c'è freddo per 3 mesi, 4 mesi, vi cadranno i capelli o peggioreranno in una maniera irrecuperabile. Assolutamente no. Problema freddo è tanto uguale al problema caldo, quindi cosa dobbiamo fare? Se abbiamo i capelli afro, dobbiamo vivere con le parrucche, con le treccine, per poi dopo trovarci l'attaccatura dei capelli qua? Insomma, no. Io probabilmente la penso così perché non sono cresciuta con la cultura del capello afro. Può essere. Io ho adattato il mio capello alla mia vita e alla mia esperienza, quindi per me questi sono sì capelli afro, ma sono capelli ricci, niente di più dei ricci di tante altre ragazze. Quindi non vedo la necessità di fare cose assurde, soprattutto perché poi tante volte quelle cose assurde non portano al risultato che piace a me. Io sono più per l'idea di guardate il vostro capello, come reagisce e seguite quella strada. A proposito, farò anche il video sulla porosità dei capelli che mi avete richiesto voi. Io non avevo mai fatto il test, dopo che una di voi me l'ha segnalato e mi ha chiesto appunto se potevo fare un video a riguardo, mi sono decisa perché io erano anni che sapevo questa cosa della porosità, ma non avevo mai fatto il test e non l'avevo mai seguita. Ho fatto il test, ho il mio risultato ormai da settimane, ho anche lì il mio pensiero, quindi ne riparleremo. E fatemi sapere nei commenti se vi interessa. Tra i prossimi video, se lo volete più avanti, insomma, ditemi un pochino. Quindi niente, io ci tenevo a fare il video, questo video adesso, perché adesso si presenta il problema delle temperature che stanno scendendo, adesso abbiamo appunto questi punti interrogativi. La mia posizione è questa, non dico che sia quella giusta, ma dovete sempre pensare al vostro tipo di capello. Quello secondo me è fondamentale e al di là di quello che viene proposto, al di là di quello che vedete in giro e tutte le cose che vi possono condizionare, voi seguite quello che vi porta ad avere capelli come piacciono a voi. Punto. E dopo questo video un po' così a chiacchierata libera, diciamo, in cui vi ho raccontato la mia visione del protective style, anche un po' polemica, vi saluto, vi mando un bacione, aspetto i vostri commenti perché sono molto molto curiosa, stavolta davvero tantissimo, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. E perché è sempre bello scambiarmi opinioni con voi. Vi mando un bacio grande, grazie per aver guardato questo video e se vi andrà ci vedremo come sempre al prossimo. Ciao!